Nel dicembre del 2012, presso l'Istituto Scolastico Onofrio Bonocore, come possiamo chiaramente vedere dalle immagini di repertorio che scorrono in sovraimpressione, la lunga pensilina in muratura, che dall'ingresso principale porta verso la palestra e i padiglioni superiori, fu improvvisamente transennata e interdetta al passaggio di alunni e insegnanti, e durante le festività natalizie furono realizzati dei lavori di rafforzamento di alcune colonne. Si tratta di una pensilina provata dall'incuria degli anni, abbandonata al suo destino di degrado e fatiscenza dagli amministratori comunali di Ischia, con le infiltrazioni d'acqua che nel tempo l'hanno reso meno sicura. Tanto è vero che a qualche mese di distanza dai lavori eseguiti alle colonne, all'inizio del 2013 personalmente denunciai il fatto che ogni qualvolta pioveva la pensilina era interessata dalle infiltrazioni d'acqua, e in quell'occasione filmai anche l'acqua che gocciolava indisturbata sotto la copertura in cemento. Ebbene, a 2 anni di distanza da quell'intervento e a dimostrazione che le mie preoccupazioni circa la sua fatica scienza erano e rimangono fondate, nei giorni scorsi dal solaio della struttura in cemento si sono staccati dei calcinacci che hanno lasciato in bella mostra i ferri arrugginiti che lo compongono. La zona circostante è stata transennata dal nastro di colore rosso-bianco. Bisogna subito sottolineare che si è trattato di una caduta di calcinacci di piccola entità avvenuta su di un lato della pensilina, ma che inevitabilmente riaccende i riflettori sullo stato di salute dell'intera struttura, che continua a chiedere pubblicamente venga sottoposta ai dovuti approfonditi controlli e soprattutto ai necessari interventi, onde evitare che si possano ripetere episodi del genere in una zona quotidianamente attraversata da centinaia di bambini.